Alla partenza del viaggio inaugurale c'erano stati dei segni che erano stati considerati e vengono considerati dalla marineria estremamente indicativi. La nave si era appena staccata dal molo quando qualcuno dice, per un risucchio della scia del Titanic, un'altra nave, New York, era stata evitata per appena un metro. Questo è stato uno dei segni e ne parleremo tra poco con il dottor Nardini. L'altro segno è l'apparizione su un fumaiolo di una presenza, diciamo così, diabolica, così era stata considerata. In realtà sembra si trattasse di un inserviente, di un fuochista che aveva voluto giocare uno scherzo agli amici che lo seguivano dalla banchina e si era affacciato da uno dei fumaioli, il primo esattamente del Titanic. Comunque segni che dopo sono stati considerati preoccupanti, indicativi di una sciagura che stava per avvenire, ma molti altri erano sicuramente già segni di un nervosismo o di qualcosa che non andava nel giusto verso. Paolo Giovetti, di premonizioni, precognizioni, segni che andavano quasi con forza a impedire il distacco di quella nave dal molo di Cherbourg e poi di Queenstown, ce ne sono stati a centinaia, veramente pochi disastri sono stati accompagnati da tanti avvertimenti, chiamiamoli così. Ci furono numerose persone che rinunciarono al viaggio dopo averlo prenotato mesi in anticipo, rinunciarono al viaggio pochi giorni prima perché per esempio avevano sognato il disastro. Un uomo d'affari che era del tutto inglese, del tutto alieno dai fatti paranormali, sognò per due notti di seguito l'incidente così come poi si verificò e rinunciò al viaggio. Un fuochista che era stato assunto per questo viaggio, anche lui non ci fu verso di farlo salire. E a me una cosa che mi ha impressionato molto, per esempio, un giovane ingegnere, trentenne, al suo primo incarico importante, era stato assunto come ingegnere in seconda, chiamato per ben tre volte dal Titanic per svolgere questo suo compito, rinunciò perché sapeva con certezza che sarebbe successo qualche cosa, quindi rinunciò a un posto importante per la sua carriera. Chi prese il suo posto morì, infatti. E di questi episodi se ne potrebbero raccontare un'infinità. E quindi questo viaggio era certamente accompagnato da una cattiva stella, ecco, per non dire altro. O comunque si vede che i grandi disastri lanciano dei segnali in qualche modo, che la gente nel suo inconscio in qualche modo coglie. È stato fatto per esempio uno studio anni dopo, molti anni dopo, in tempi a noi molto più recenti, sui grandi disastri, per esempio sui disastri ferroviari. E si è constatato che dal punto di vista statistico i treni che hanno dei disastri hanno meno passeggeri di quanto normalmente dovrebbero avere. Quindi sembra che la gente a livello inconscio, in un certo senso avverta questi fatti, anche senza rendersene conto rinunci a un certo progetto, senza rendersi conto che è una precognizione vera e propria, che magari è qualcosa di oscuro. E quindi sono informazioni che viaggiano al di là del tempo e che a volte possono informare. Ecco, molti casi di precognizione o di premonizioni sono stati raccolti dal professor Jane Stevenson, che è un famosissimo psicanalista, psicologo della Virginia. Il professor Caro Tenuto mi faceva vedere poco prima della trasmissione un libro che riporta illustra, non soltanto diciamo, le prove portate da molti testimoni a posteriori, ma anche il risultato delle verifiche che sono state fatte dall'autore del libro. Sì, comunque bisogna essere però molto cauti, ecco, questo è molto importante, ci saranno milioni di persone che ci ascoltano e quindi, se la signora Giovetti mi permette, tutti per esempio sogniamo dalla mattina alla sera e sogniamo anche delle cose brutte che poi non capitano. Quindi potrebbe anche darsi che il fatto di sognare una disgrazia poi sia una coincidenza. Io non voglio essere del tutto scettico perché, anzi, dobbiamo essere aperti ai problemi più vari e più strani, però un po' di scetticismo bisogna averlo, perché molte volte noi non possiamo spiegare delle cose oggi e le spieghiamo domani in maniera molto più semplice. Comunque voglio dire una cosa, in questa situazione del Titanic ci sono stati veramente degli episodi strani, possiamo dire soltanto questo, altro non si dovrebbe dire. Bene, tra pochi minuti, esattamente 80 anni fa,
il Titanic urtava contro un iceberg è un figlio della natura che conosciamo poco. Vado a incontrare Marco Preti, che di iceberg ne ha conosciuti centinaia. E ciao Marco, come stai? Ciao, bene, bene. Documentarista, esploratore. Intanto voglio dire, in questa stagione gli iceberg si staccano a migliaia, pochi riescono a scendere al di sotto di una certa latitudine, si sciolgono prima, e in questo caso purtroppo il Titanic seguiva una linea molto al nord perché considerata più veloce e quindi andava proprio a incrociare gli iceberg più grossi. Che cos'è un iceberg? Una montagna di ghiaccio? Ma diamo un attimo il senso delle proporzioni. Sì, un iceberg non è altro che un crollo di una gigantesca lingua di ghiaccio di questi ghiacciai costieri che si fratturano a monte, per cui tutta questa enorme massa pesantissima di ghiaccio slitta sul ghiaccio sottostante o addirittura sulla roccia sottostante finisce per cadere poi in mare. Normalmente all'inizio sono dei tabulari, cioè delle forme molto schiacciate, molto allungate, come delle enormi monete. In realtà noi si pensa a quello che vediamo dell'iceberg. In realtà non è altro che un'ottava, una settima parte di quello che è veramente un iceberg, perché tutta la parte è quella sommersa. E questi iceberg normalmente se ne vanno alla deriva, dipende chiaro dalla corrente che incontrano, compiono delle distanze molto lunghe, anche 13 km al giorno. Addirittura dopo qualche anno possono collassare, cioè esplodere, e formare degli altri iceberg, chiaramente molto più piccoli. Questi iceberg più piccoli hanno forme non più tabulari, forme molto complesse, frastagliate, e gli iceberg normalmente se ne stanno in questa posizione per un tot e poi capita che si rovescino. Normalmente si rovesciano e quando si rovesciano emergono delle parti molto frastagliate, molto appuntite, le quali sono soggette poi a essere modellate dall'aria, dal vento, dalle altre nevicate e assumere delle forme splendide. Noi abbiamo demonizzato un po' gli iceberg, li vediamo come una mina vagante, un grande pericolo. In realtà sono delle cose bellissime da vedere nel mare, sembrano delle cattedrali galleggianti che se ne vanno in giro, sono splendidi, io trovo. Ecco, in questo caso, cioè quando si rovesciano, gli iceberg sono facilmente riconoscibili, sì, perché hanno due colori diversi anche. Soprattutto sono più riconoscibili perché hanno delle forme più arrotondate. Arrotondate appunto dall'impatto dell'acqua costante sotto, per cui quando riemergono sono arrotondate dagli spigoli. Invece quando sono molto più appuntiti è perché rimangono fuori esposti alle intemperie atmosferiche esterne. Ecco, torniamo in studio, grazie a Marco Preti. '23 e '44, esattamente 80 anni fa, l'iceberg è lì, pronto a questo appuntamento del destino con il Titanic, però a bordo l'atmosfera è assolutamente tranquilla e le condizioni del mare assolutamente uniche, eccezionali, irripetibili. Colleghiamoci con il nostro inviato del tempo, Claudio Capone. Ciao Mino, eccoci di nuovo insieme. Vi parlo sempre da bordo della nave più bella e più grande del mondo. Questa è una serata eccezionale per molti versi. Stiamo per arrivare a New York, domani dovremo arrivare a New York, secondo i calcoli. È una serata eccezionale perché c'è una festa stupenda nel Salone dei Rampicanti a bordo ed è una serata eccezionale per le condizioni del tempo, perché la serata è abbastanza fredda ma molti passeggeri sono sul ponte perché comunque è una temperatura sopportabile. E comunque la cosa molto strana, ho parlato con alcuni marinai dell'equipaggio, sono anni che a queste latitudini non si riesce a ricordare una piatta di mare, così mi hanno detto che si dice, di questa entità. Praticamente non si riescono a vedere increspature che non siano quelle provocate dal passaggio della nave sulle onde, e il fascio di luce generato dagli oblò, dai fari della nave, illumina praticamente un mare liscio come l'olio. In questo momento nel Salone dei Rampicanti si sta svolgendo una cena di gala, anzi a titolo di curiosità voglio leggervi alcune portate del menù.
Dunque, si comincia, se non sbaglio, col consommé tapioca, che per inciso non so neanche cosa sia. Poi merluzzo alla griglia in salsa vinaigrette, pollo al curry con riso, agnello in salsa di menta, tacchino arrosto con salsa di mirtilli, pisellini, purè di patate, riso bianco, patate lesse, dessert, eccetera, eccetera. Allo stesso tavolo stanno cenando insieme il comandante, il capitano Smith, con Lord Astor e il magnate Guggenheim. Il clima è magico, l'orchestra sta suonando i brani più in voga in questo periodo e molte persone, nonostante il freddo, sono tornate sul ponte per godersi questa serata, come ho detto prima, eccezionale per le condizioni del clima. Pensa, Mino, che esperienza straordinaria hanno perso tutti coloro che in questo momento sono a terra e che per un motivo o per l'altro non si sono potuti imbarcare. Ci dovremmo sentire domani a New York. Un saluto caro a tutti. Ciao, Mino. Ed ecco che cosa è successo esattamente a quest'ora. C'era ancora la festa a bordo della nave, una nave, lo ricordo, che stava viaggiando alla sua massima velocità, 24 nodi, in una notte senza luna, con un mare straordinariamente calmo, così piatto che non si formava nessuna cresta bianca nell'urto contro l'iceberg che aspettava il Titanic a questo appuntamento. Non c'era nebbia come invece appare in questo film, che è il film che poi vedrete iceberg su Rete 4 al termine di questa trasmissione. Iceberg dritto di prora! Un iceberg dritto di prora. La nave tenta una manovra disperata. Vieni tutto a dritta, pari avanti. Prima si bloccano i motori, si invertono i motori. La massa viene evitata. Ci sono 37 secondi dal momento dell'avvistamento al momento del contatto. L'urto frontale viene evitato. Ma uno sperone apre la nave come un apriscatole. 100 metri il taglio di lunghezza per appena 15-20 centimetri di larghezza. Questo è il comandante Smith, che nel film avverte che è successo qualcosa, non si preoccupa, ma comincia ad andare a vedere, a chiedere informazioni per capire che cosa è successo. La festa continua sul ponte della nave, qualcuno sta raccogliendo la polvere di ghiaccio che si è distaccata dall'iceberg ed è caduto sul ponte e scherza o gioca con i compagni di crociera. Ma è l'inizio della tragedia del Titanic. 6 compartimenti stagni vengono invasi uno dopo l'altro, la parte di prua, di prora, diventa pesantissima. Se la nave pesava 50.000 tonnellate, immaginate che mezza nave poteva pesare 25.000 tonnellate, imbarcano altri 20.000 tonnellate d'acqua e la prua comincia a puntare verso il basso. La gente continua a giocare, ignara di tutto, ma sotto coperta già ci sono grossi problemi, alcuni locali sono stati allagati. Il seguito subito dopo la pubblicità.